che il bullismo è ancora in varie fasce della scuola e della popolazione un po' un tabù. Sì, ma noi abbiamo scelto proprio di fare una conferenza stampa per dare risalto, per richiamare attenzione all'opinione pubblica su un problema che ormai è diventato di grande attualità. Non si smette mai di sentire nelle cronache episodi di bullismo che portano in casi estremi, veri come ha citato lei, al suicidio. Quindi grande attenzione su questo tema. Abbiamo istituito il garante vittime del reato, che ha proposto questo concorso per dare risalto proprio alla problematica, che noi speriamo, ecco, con questa enfasi di dare ovviamente di richiamare la popolazione a questo importante tema. Ovviamente vanno sensibilizzate le scuole, gli insegnanti. Io ho proposto che ci sia e che venga istituito obbligatoriamente uno sportello d'ascolto in tutte le scuole, quindi diciamo che noi ci siamo, cerchiamo di fare il nostro, speriamo che questo sia un segnale che dia poi magari i risultati sperati.